Siamo di fronte a una partita che considero positiva per le due contendenti, in cui ci aspetta grande considerazione, consistenza e concentrazione. Affrontiamo una squadra di atletismo, di fisicità, una squadra che viene da quattro vittorie consecutive o 5 su 6 nelle ultime partite, quindi vuol dire che, come si dice, è in salute, ha una tra le tante caratteristiche peculiari, quella del rimbalzo offensivo che viene dal suo roster pieno di ragazzi e di atletismo, per cui abbiamo la necessità di essere concentrati, di essere consistenti, perché per tutta la durata della partita la concentrazione deve essere un motivo per poter abbinare quello che vogliamo fare a quello che vogliamo togliere. Oggi per la rubrica abbiamo le domande di Andrew Baldi, giornalista del Resto del Carlino. Coach, i giovani si stanno dimostrando l'arma in più di questa poderosa, sei d'accordo con questa analisi? I giovani stanno migliorando, e questo perché hanno sempre avuto la considerazione, hanno avuto il tempo e hanno avuto il modo di poter crescere. Ribadisco il concetto che il giovane ha il diritto di sbagliare, ha il dovere di non commettere lo stesso errore. Gli è stato dato spazio e tempo per poterlo fare e loro stanno cominciando a crescere con questa idea. C'era la motivazione del girone d'andata per poter vedere e di farli crescere nel girone di ritorno. Ci aspettiamo che crescano ancora. Il secondo posto si è consolidato in questo ultimo periodo, te lo aspettavi come risultato inizio stagione? No, non era atteso, ma è meritato, in quanto abbiamo saputo scavalcare tutte le difficoltà e abbiamo saputo far crescere una qualità di gioco attraverso il lavoro quotidiano. Penso sempre che per avere determinati risultati bisogna far meglio degli avversari. Questo secondo posto non è avere un roster migliore degli avversari, vuol dire aver fatto qualcosa meglio degli avversari. Guardando più in alto, però Bologna resta con 4 punti avanti, credi che i conti siano già chiusi per il primo posto? Bologna ha un vantaggio importante e soprattutto una forza ancora più importante. Noi siamo diventati il motivo per tenere ancora vivo un lumicino, ma per meriti nostri, non perché siamo partiti con quel ruolo. Per quel ruolo c'erano altre squadre, 4-5 squadre. Noi eravamo partiti per cercare il sogno di arrivare ai playoff, quindi il fatto di averli già quasi acquisiti, ma matematicamente aumenta come dire, i meriti di questo gruppo. La Poderosa arriva alla Coppa Italia in grande forma, un pensiero a vincerla e iniziare a farlo. Beh, prima di dire che ci arriviamo in grande forma, bisogna aspettare che due playmaker recuperino, perché visto che domenica non li avremo, e questo mi dà però modo di dire bravi ai miei giocatori, perché siamo riusciti a trasferirgli il fatto che contano più le motivazioni che non le assenze. Quindi prima di arrivare a quello che è un contenitore differente dal campionato, che è le Final Eight di Coppa Italia, prima vogliamo giocare la prossima partita, poi cerchiamo di recuperare i nostri giocatori e poi eventualmente affronteremo la prima avversaria di Coppa Italia.